Mercoledì 27 novembre 2013 Procida scende in piazza contro la vergogna degli abbattimenti delle case di necessità e per esprimere solidarietà ad Elizabeth, la donna vedova, povera, sola e disoccupata, a cui lo Stato ha deciso di abbattere la casetta di appena 20 metri quadrati all'interno della quale, per dormire, è costretta ad aprire una brandina nel cucinino. L'appuntamento è fissato per le ore 9 del mattino in via Roma, nei pressi della Chiesa della Pietà, da dove alle ore 10 partirà il corteo che attraverserà via Vittorio Emanuele, Piazza della Repubblica e via della Libertà, sino a raggiungere il municipio, dove una delegazione di manifestanti chiederà di incontrare il sindaco Vincenzo Capezzuto. La manifestazione, fanno sapere i dirigenti del Movimento di Lotta Unificato a sostegno del diritto alla casa della Regione Campania, guidato da Domenico Savio, ci sarà in ogni caso, anche se nel frattempo, disgraziatamente, la casetta di Elizabeth dovesse essere abbattuta. Il comune di Procida sta procedendo per abbattere in danno la povera casetta di Elizabeth, si legge in una nota diramata dagli organizzatori, mentre sull'isola grosse strutture non vengono toccate. Scendiamo in piazza per esprimere solidarietà umana, civile e sociale alla signora Elizabeth e anche per chiedere l'approvazione di un provvedimento legislativo urgente che fermi l'abbattimento dell'abusivismo edilizio di necessità, ovvero le abitazioni di residenza delle famiglie lavoratrici, e che ne consenta la regolarizzazione amministrativa. In segno di solidarietà è stato chiesto anche ai commercianti di abbassare le saracinesche dei negozi durante il loro passaggio. Domenico Savio ha fatto un accorato appello ai cittadini a partecipare all'importante manifestazione. Rivolgo un appello accorato a tutto il popolo di Procida e anche alla base di tutti i comitati per il diritto alla casa della terraferma che sino ad oggi strumentalizzati, ingannati politicamente ed elettoralmente inizino nuovamente a mobilitarsi a partire dalla partecipazione a questa manifestazione. È possibile, cari cittadini, riorganizzarci, è possibile riprendere la lotta, ma su basi nuove nei confronti dell'intero potere politico, governativo, parlamentare, regionale e dei comuni che continua ad avallare l'esecuzione di questo che è un vero dramma sociale.